Quarta tappa appena conclusa, siamo con Vino Vinogurov, tappa difficile per voi con il ritiro di Miguel Angel Lopez. Cosa è successo? È successo che da inizio del giro io avevo un vecchio problema con le muscolare, quattro zip, con 10 gamba sinistra e infiammazione, penso, come ha detto il dottore Tandini, e così pensavo che va meglio, ma no, allora era un dolore. Abbandonato e così. Il dottor Magni, il dottore appunto della team, ci ha parlato probabilmente di un sovraccarico prima dell'inizio del giro, quindi una possibile poi infiammazione. Stamattina sembrava stare meglio, ha pagato un po' nei primi giorni, però sembrava stare meglio, poi invece questa brutta sorpresa. Sì, anche ieri è stato male, nel senso oggi questa mattina quando poi appena partita dici che sta male. Voglio dire, allora adesso cambiamo strategia e andiamo un po' a vincere l'etapa, dai. Un avvio di stagione decisamente sfortunato per voi, per la vostra squadra, appunto con il ritiro di Miguel Angel Lopez, e oggi una giornata sotto le aspettative per Vincenzo Nibali. Ti aspettavi di più da Vincenzo oggi? Sì, no, aspettavo che io arrivo con le prime, ma ok, è così, dai. Sono giornato non bene per Astana, per Astana Team. Andiamo avanti. E troviamo di più energia e penso sicuramente ci vinciamo qualche tappa su questa gira. Ti aspettavi però da Nibali una tappa migliore? Ti aspettavi no, di più? No, ma cosa vuoi aspettare? Vincenzo è venuto qua per lavorare anche per inizio di tappa, quando leader che guida le corse, e penso un po' male per tutti, ma troviamo altre energie per le squadre. L'obiettivo quindi di Vincenzo a questo punto sono delle vittorie di tappa, o secondo te ci possono essere ancora delle possibilità per la classifica? La classifica non corriamo per il 10° posto, penso saranno inutili, meglio andare per provare a vincere le tappe. Cambiamo quindi obiettivo. Vino, ultimissima domanda: chi è secondo te il favorito principale di questo giro? Anche se è presto, però possiamo vedere un po' di penso indicazioni. Penso Carapaz, che c'è una buona squadra sulla carta, e anche vediamo dopo Yates, che aveva un buon crono, ma non c'è tanta squadra. Allora sì, penso un po' così, penso Carapaz. Altri c'è, magari c'è una sorpresa come Musè Barbecchi, sempre qua. Per adesso è difficile a dirmi. Dai, vediamo dopo. Non ho capito. Grazie Vino, comunque, ciao.